sono arrivati, questo è un altro momento storico imperdibile che viene riproposto ogni anno. Allora io vorrei invitarvi a pensare al 2013, a questo anno che è appena terminato, e come vedete insomma c'è questa befana, c'è questa beccia, poi dipende, ognuno la chiama a modo suo, che porterà via le cose negative brutte del 2013. C'è qualcuno di voi che vuole bruciare qualcosa di negativo che è accaduto l'anno scorso? E allora proiettiamoci nell'anno nuovo, però prima di cominciare, ci sono gli ultimi preparativi, io vorrei invitare Gianfranco Andreoli, che è l'artista che ha realizzato la beccia, vorrei invitarlo qui insieme. Insieme a Federica Andreoli, che è un'attrice veronese che tutti voi conoscete molto bene, peraltro lei ha ricoperto, ciao Federica, dei ruoli importantissimi in film dedicati al sociale, di grandissimi problemi che riguardano la droga, la tossicodipendenza. Io so peraltro che stai preparando qualcosa di nuovo, sempre al fianco di grandissimi e celebri attori italiani. Sì, nei prossimi mesi, in primavera, inizieremo le riprese di un nuovo film su gioco d'azzardo, che era girato qui a Verona e in Veneto. E io volevo dare un abbraccio a tutti i bambini presenti qui in Piazza Andrea questa sera, ringraziarti perché mi hai invitato a questa bellissima manifestazione, questa festa, la Befana. Insomma, tutte le feste porta via, una festa che i bambini amano, amano questa becchina che porta i doni ai bambini buoni, ai bambini cattivi il carbone. Ma stamattina che cosa avete trovato? Doni o carbone? Doni, doni, sono buoni i bambini di Verona, sono buoni, tutti buoni. Scusa Federica, io vedo che c'è il sindaco, Flavio Toso, facciamo un applauso, che è pronto e chissà che cosa potrà portare via del 2013, sindaco, c'è qualcosa di negativo che ne vuole bruciare. Quindi speriamo veramente di buttarci dietro le spalle e di sperare per un migliore 2014. Però adesso direi bando alle ciance, perché siamo stati tutti aspettando il falò, direi di cominciare. Siamo pronti, allora contro la rovescia, 10, 9, 8, 7, 2, 1, un grido! 2014, il nuovo anno, tante cose belle veramente a tutti di cuore, rappresenta l'anno passato che brucia, dalle cui ceneri nascerà quello nuovo, però appunto l'anno appena cominciato. Ecco, vediamo, questa è la cronaca diretta del sindaco Flavio Toso, che è un esperto, pare, perché ha una tecnica tutta sua, vedete, piano piano. No. Riuscirà? Sì, come va? No, non è piatta. Dai, un po' di tifo, facciamo sentire la voce! Su! Oh! Contributo affinché la meccia prenda fuoco. E poi lo sapevi Federica che c'era quella storia, no, che riguarda un po' i remagi, no? Sì, ma potrei anche raccontare. Raccontala, perché questo è molto interessante. Sanno questa leggenda. I remagi bussarono la porta di una vecchina per chiedere le indicazioni sulla strada che portava a Betlemme. Chiesto ciò, la invitarono ad andare con loro, ma lei si rifiutò. In un secondo tempo decise di raggiungerli. Non trovandoli, bussò ad ogni porta, lasciando un dono, sperando che il bimbo di casa fosse Gesù Bambino. Questa è la storia della Befana. E speriamo che questo falò veramente porti tanta serenità e bene nelle case di tutti voi. Scattate le foto, postatele su Facebook, fate sapere che eravate a Verona insieme a noi e il fuoco sta salendo. Sta salendo sempre più. La mia vicino a Gianfranco Andreoli, che ha realizzato la veccia quest'anno. Allora Gianfranco, come sta andando? Ma io direi che
una delle cose che riescono a vedere quando il fuoco sale lento, lento fino ad arrivare alla figura. Deve essere messa allo spiedo in modo lento questa figura. La voce della verità. Quindi piano piano, ci siamo allora? Sì, sì, io direi di sì. Tempi giusti, siamo nelle modalità giuste, tranquilli. Quindi sta andando piano piano, vorrei ringraziare mentre le fiamme salgono e avvolgono la Vecchia 2014 al Comune di Verona, il direttore artistico Gio Pompieri, Full Sound. Ci siamo, la voce! Ancora dai, anche i bambini, vogliamo sentire la voce dei bambini. Buon 2014 da Verona a tutti voi che avete trascorso questo 6 gennaio in città. È stata una giornata straordinaria, dobbiamo ringraziare veramente tutti quanti, gli organizzatori, il Comune di Verona, ma soprattutto voi che avete scelto di trascorrere questa festività, l'ultima festività, insieme a noi. Ringrazio Federica Andreoni, alla quale auguro un grosso in bocca al lupo e un buon 2014 naturalmente. Qui il dottor Marchesina al mio fianco e un ringraziamento anche al sindaco della città di Verona, Flavio Tosi, grazie. E sta mirando la Vecchia veramente da pochi centimetri.